musica assordante per una passione, quella del cartooning, che unisce ma che anche aggrega e accomuna gli interessi di coloro i quali vivono l'hobby di modificare parti del motore delle loro autovetture, con particolare riferimento agli impianti hi-fi stereo che possono raggiungere anche cifre vertiginose per l'installazione. Spese che possono spaziare da un minimo di 1.000 a un massimo di 5, addirittura in casi sporadici di 10.000 euro. Per gli appassionati del cartooning è sempre un momento di festa. Quanto costa un impianto così? Ma questo è un piccolo impiantino per me, niente, 5.000 euro così. Ha 20 anni che ci vado dietro io, da sempre, ce l'ho nelle vene. Da dove vieni? Di Agate, provincia di Ragusa. Oggi quanto siamo? Penso 200 persone, a bomba c'è. Allora si parte da un prezzo minimo che ci vogliono 5.000 euro, più modifiche vai aggiungendo, più modifiche aggiunge la macchina, più il costo sale. Ci sono macchine che siamo arrivati a raggiungere 20.000 e passa euro, perché una modifica oggi, una modifica domani, succede questo. Giovani ma anche adulti provenienti dai paesi vicinori e anche d'oltre provincia si sono quindi radunati nei campi spazi dell'area di protezione civile di via Cristoforo Colombo, Caltagirone, laddove hanno potuto dare sfogo alla loro passione e prendere parte alla quarta tappa competition Hi-Fi e Tuning. Una competizione, insomma, a tutti gli effetti, anche su scala regionale, per una disciplina che, come detto in premessa, accomuna le passioni di tante persone. Non ce l'aspettavamo tutte queste gran macchine, è stato davvero bello, nel senso, organizzare, ci aspettavamo di meno, però allo stesso tempo la passione che ci accomuna, sono riuscite ad arrivare a tante macchine, da Vittoria, da Catania, da varie province del Calatino e non. Un'apposita giuria ha poi valutato le migliori installazioni e le personalizzazioni dei veicoli, appositamente modificati, ovviamente nel rispetto del codice della strada. Per noi ragazzi che ci stiamo divertendo, abbiamo un bel gruppo e ci divertiamo tantissimo e spero di continuare così. Siamo qua, divertiamoci oggi e basta. Sempre Punto Friends Sicilia. Sempre Punto Friends Sicilia e Tuning Sound Friends. Numero uno. Il cartooning è in sintesi la modifica delle prestazioni dell'aspetto di un'auto prodotta in serie in relazione alle preferenze dell'automobilista. La messa a punto può riguardare qualsiasi cosa, dall'installazione di spoiler, di luci, al neon, al miglioramento del sistema di raffreddamento del motore. Il cartooning è anche una passione che travolge e coinvolge anche le donne. Per me è un modo come stare tutti insieme e condividere la stessa passione. E divertirci. Una donna con passioni diverse dalle altre. E la donna con i motori è un classico che non si usa. Donne e motori. La passione nasce da un gruppo di amici, diciamo tra virgolette, appassionate di auto, elaborazioni, tuning, audio, motore, estetica, illuminazione. E la condividiamo con gli amici, niente di che. È un nostro passatempo, tra virgolette. Siamo tutti qua oggi a Caltagirone, circa 100 macchine, ci divertiamo. Siamo tutti amici, non importa le macchine che abbiamo, comunque sia, chi ha una Punto, chi ha una Mercedes, comunque sia, non conta il valore di ciò che sia, ma siamo sempre amici e quindi ci divertiamo sempre, sempre. Allora, vengo da Vezzine e concordo con il ragazzo, con Matteo, che è una passione che ci unisce e nottate per fare questo raduno, per lavorare soprattutto con la grafica fino alle 4 di mattina a cercare sponsor. Soprattutto ringrazio i ragazzi di Caltagirone per l'impegno e tutto. E come ha detto prima il collega, non importa le macchine che abbiamo, ma quello che conta è divertirsi e stare tutti insieme.